Oggi sembra incredibile solo a pensarci, ma c'era un'epoca, e parliamo di meno di 200 anni fa, in cui il russo era avvertito alla stregua di un dialetto. Rispetto al francese, che era la lingua utilizzata dalle classi dominanti russe, se avete letto Guerra e Pace ci sono pagine e pagine di conversazioni solo in francese. Il russo era la lingua del popolo, veniva utilizzata anche dai nobili, ovviamente, quando si trattava di parlare coi contadini, di dargli qualche istruzione, tipo portare fuori lo sterco del cavallo. Ma non poteva nemmeno lontanamente essere paragonata al francese, lingua della diplomazia e della letteratura. Pensate che nel 1802 il poeta e storico Karamzin compilò un pantheon degli scrittori russi, a cominciare dall'antico bardo Bayan per finire con i suoi tempi. Riuscì a indicare in tutto solo 20 nomi, peraltro completamente sconosciuti oggi in Occidente. E nella novella La Dama di Picche di Pushkin, quando la contessa chiede al nipote di portarle un romanzo, lui domanda: «Ne volete uno russo?» E lei risponde stupita: «Ah, perché esistono romanzi russi?» Qualcosa ovviamente esisteva, ma di bassa qualità, e lei, come ogni giovane donna del XVIII secolo, leggeva solo in francese. Il rapporto che c'era tra il francese, la lingua del potere, e il russo, la lingua della quotidianità, ricorda più o meno quello che c'è in Italia tra l'italiano e i vari dialetti. Ah, c'è un bellissimo album di Fabrizio De André che si chiama Le Nuvole, dove i personaggi vengono proprio divisi per lingua, cioè in dialetto parlano le anime salve, in italiano parlano solo i rappresentanti del potere. Ma c'è anche un personaggio che parla in una via di mezzo, è una specie di dialetto napoletano maccheronico, cioè misto con l'italiano. Ecco, quel personaggio all'interno del sistema rappresenta comunque un barlume di speranza, ed è Don Raffa. No, Pasquale Cafiero, dai! Vado verso il bosco. Alexander Pushkin eccelleva in due attività. La prima, nella quale era il numero uno incontrastato, era flirtare con le donne. Gli amici dello scrittore affermavano che la sua conversazione era altrettanto memorabile della sua poesia. Il fratello Lief sosteneva che il suo vero genio stava nel provarci con le donne. E purtroppo non abbiamo materiale su questo, quindi siamo costretti a dedicarci alla sua seconda grande passione, che era la scrittura. Nel 1825 lo zar Alessandro I muore. Incredibilmente, per un Romanov, muore di morte naturale. Credo per questo che scoppia la rivolta decabrista. Probabilmente per questo scoppia la rivolta decabrista. I decabristi infuriati dicevano: «Non puoi morire così, ti volevamo ammazzare noi!» La rivolta viene soppressa nel sangue. Pushkin era in esilio a Mikhailovsk, nei pressi di Pskov, quando arrivò la notizia che i decabristi erano entrati in azione. Si fece allora preparare una slitta per andare a raggiungerli. Ma una lepre gli tagliò la strada, segno nefasto, e lui fece tornare indietro i cavalli. Era un russo vero. Per lui il folklore e la superstizione erano reali, e gliele aveva inculcati la sua balia Arina Radionovna, ex serva della gleba. E come racconta Orlando Figes, in quanto parte del suo concetto di russità, avevano forgiato la sua immaginazione. Ora, nel valido programma dei decabristi, tra i tanti punti c'era anche quello della lingua. Si doveva creare un lessico politico russo per rimpiazzare le parole straniere. Un cappuccino, grazie! No, mi sa che qui non arriva il cameriere. Le parole russe non erano abbastanza. Lo stesso Glinka rivendicava l'assenza di una storia russa del 1812, quella in cui Napoleone invade i russi scappano da Mosca, gli danno fuoco. Doveva essere scritta con un linguaggio semplice e accessibile a chiunque. E la poesia di Pushkin fu la prima a rispondere a questa esigenza. Parlava sia al contadino che al principe. Creare una lingua nazionale con la sua poesia fu la suprema realizzazione di Pushkin. Perché non esisteva una letteratura nazionale russa? Qualcuno dice che dipendeva dall'assenza di istituzioni, quelle che avevano permesso la costituzione della società europea, quindi accademie letterarie, riviste, giornali. Il pubblico era veramente esiguo e l'editoria era dominata dalla corte e dalla chiesa. Difficile, praticamente impossibile, per uno scrittore del 1700 vivere dei propri lavori. Un fantastico favolista come Ivan Krylov finì in miseria. Fu costretto alla fine a lavorare come precettore dei bambini nelle case dei ricchi. Figes ci racconta come la lingua scritta del Settecento era una goffa combinazione di arcaico slavo ecclesiastico, di un gergo burocratico conosciuto come cancelleria e di latinismi provenienti dalla Polonia.
Oh, non esistevano né una grammatica né un'ortografia stabilite, e neppure una chiara definizione di molti termini astratti. Era una lingua oscura e libresca. Ecco la sfida che si trovarono di fronte molti poeti all'inizio dell'Ottocento, quella di creare una lingua scritta russa radicata nel parlato. Ma la cosa pazzesca era l'assenza di vocabolario. Mancavano parole russe per descrivere sentimenti e pensieri che costituiscono il lessico di qualsiasi scrittore. Concetti fondamentali che per lo più corrispondevano alla sfera privata dell'individuo, quindi le parole atteggiamento, simpatia, intimità, impulso, immaginazione non avevano un equivalente in russo. Cioè Pushkin nelle sue serate, quando recitava una poesia in russo, dopo qualche termine aggiungeva l'equivalente in francese per accertarsi che il suo pubblico, costituito da russi, avesse capito, perché era la prima volta che sentiva quella parola in russo. «C'est incroyable!» Cambia il mondo, cambiano i valori e cambiano i miti che li rappresentano. Pushkin era un poeta sì affermato, ma non era un'istituzione quando era in vita. Lo era ancora meno quando morì, come ci racconta Sarah Wheeler. Poi la moglie di Lenin, Nadezhda Krupskaya, condusse una battaglia mirata affinché i libri di questo scrittore venissero banditi dalle biblioteche. Tuttavia, al centenario della morte del poeta nel 1937, i soviet decisero che Pushkin non era poi così male, poteva dare un certo contributo alla causa comunista. E chiaramente i suoi trascorsi coi decabristi vennero rivalutati. Era importantissimo che Pushkin fosse visto come un rivoluzionario atto a combattere i privilegi aristocratici. E oggi Pushkin è probabilmente il poeta più amato dai russi. Ecco perché lui è una figura fondamentale. Fu l'apripista, fu lui che osò prima degli altri, che diede una forma più precisa alla cultura russa e forgiò lo strumento, la lingua, con cui poi lavoreranno i più grandi scrittori del secolo. Perché il russo non è solo una lingua, è una visione del mondo.